Prima di studiare questa nuova fase della matematica, vediamo tutta la strada che abbiamo fatto da 2 anni a questa parte in geometria analitica. Abbiamo studiato vari tipi di linee, cominciando dalla retta, poi dalle coniche, parabola, circonferenze, ellisse, iperbole. Siamo andati anche sulle funzioni oscillanti. Trigonometria ci ha fatto studiare sen, cos e tangente. E le ultime viste sono le funzioni esponenziali e logaritmiche. Ogni funzione ha le sue caratteristiche, i suoi punti particolari, eccetera. Però non si può andare avanti così e continuare a studiare tutte le funzioni possibili e immaginabili con le loro formule. Serve uno studio generale di una funzione qualsiasi, anche perché questi sono casi di funzioni abbastanza semplici, cioè y uguale log x, per quanto complicato sia, è una funzione elementare logaritmica concentrata lì in due cosette. Le funzioni in generale possono contenere un'espressione più complicata, dove sommo logaritmi con sen e cos, oppure polinomi di vario grado. Ci può essere di tutto in una funzione. Quindi occorre imparare il cosiddetto studio funzioni, cioè andare a prendere una qualsiasi y uguale f di x, dove dentro f di x ci può essere un'espressione non elementare, ed essere in grado di capire come si comporta come grafico, quali sono i punti caratteristici. Per esempio, una funzione generica. Una delle prime cose che si va a vedere, a studiare, è dove sono gli eventuali punti di massimo o di minimo, i punti più alti, i punti più bassi, le intersezioni con gli assi, anche queste sono cose da andare a trovare. Come abbiamo fatto anche in vari casi nelle funzioni elementari studiate, ma questo va fatto, bisogna essere in grado di farle in generale, con un qualsiasi tipo di funzione, e vedremo come.